Una vittoria, molto importante, ottenuta in un ambiente, come sapete, tosto, difficile, dove le problematiche sono all'ordine del giorno e dove siamo stati bravi a stare uniti, io, il mio gruppo tecnico con i giocatori, e anche nelle poche volte che abbiamo incontrato delle difficoltà, quelle poche sconfitte che abbiamo ottenuto, abbiamo saputo metabolizzarle e ripartire da subito. Abbiamo fatto delle serie esaltanti di risultati, battendo tutti i record, sapete, il record delle vittorie vinte in trasferta, il record dei punti ottenuti nella storia salernitana, la miglior difesa del campionato e via dicendo. E questo chiaramente mi fa piacere, soprattutto per i miei giocatori che hanno saputo sopportarmi, hanno saputo soffrire, soprattutto hanno lavorato con grande entusiasmo e con abnegazione. E il coronamento di tutta questa annata molto difficile è arrivato oggi con questa vittoria del campionato, con questa promozione in Serie B che, insomma, per la città, per l'ambiente, sicuramente porterà entusiasmo e grande soddisfazione. Rimarremo nella storia, detto io, quando magari fra 10 anni passerò da Salerno, magari qualcuno si ricorderà. Fa piacere essere ricordati per aver fatto qualcosa di importante sportivamente parlando per questa città. A un certo punto in Benevento in stagione sembrava aver preso il varco, c'è stato un momento in cui Menichini ha pensato non ce la facciamo a vincere questo campionato? No, è chiaramente un campionato molto difficile, molto equilibrato, e dovevamo stare sul pezzo, dovevamo essere bravi a saperle, appunto, metabolizzare le sconfitte, trarne sempre qualche spunto positivo per poter ripartire. Infatti, dopo qualche sconfitta, dopo qualche prestazione non in linea, non bellissima, siamo riusciti a ripartire attraverso anche cambiamenti di modulo. Anche su questo sono stato criticato, a mio avviso anche ingiustamente, con delle critiche anche un po' artificiose e comunque un po' cattive, ma secondo me è stato invece un grande pregio non dare punti di riferimento all'avversario, non riuscire a preparare le partite bene contro di noi, perché non si sapeva se si giocava con la difesa a 3, non sapevano se si giocava, a parte lo sapevano perché voi lo scrivevate prima, bastava cambiare una casacca, quindi diventava difficile la sorpresa. Ma un conto è dover preparare una partita per un collega in 2 giorni, e un conto è sapere da mesi che giochi lo stesso modo e quindi possono preparare meglio le contro misure. Questa vittoria fu anche una rivincita da parte La critica fa parte del gioco, se non vuoi essere criticato non fai l'allenatore e soprattutto non lo fai a Salerno. Questo è tutto in linea con quello che è il calcio a livello mondiale. Vediamo che allenatori molto più famosi del sottoscritto, basta che perdano qualche partita, si passa dalle stelle alle stalle nel giro di 1 ora e mezzo della durata della gara. Quindi è tutto normale. Io quello che ho sempre cercato, di isolarmi dall'ambiente, di leggere il meno possibile, perché, come vi ho detto più di una volta, altrimenti con tante voci e molte diverse l'una dall'altra si poteva fare confusione, invece ho cercato di isolarmi, di fare tutto quello che era il bene della squadra, e ho cercato appunto sempre di mettere in campo quelli che ritenevo più idonei al momento e all'avversario che andavamo a affrontare. Mister, buonasera e auguri. Grazie. Fine partita, lei ha un carattere riflessivo, ha preferito inizialmente restare un po' escluso dalla mischia, lasciando festeggiare la squadra, è anche un modo per così diluire l'attenzione. Poi Khalil, che la conosce bene, ha fatto un po' lui l'allenatore stavolta, l'ha buttata nella mischia. Cosa c'è in quell'abbraccio, oltre che la conoscenza di tanti anni?
Ma no, c'è chiaramente l'entusiasmo, la voglia di festeggiare i ragazzi, abbiamo sofferto insieme un anno duro, difficile, dove, come dicevo prima, abbiamo affrontato anche dei momenti di difficoltà e quindi Calille si è sentito in dovere, ma insomma tutti gli altri, poi chiaramente è stato un festeggiamento. Io ho voluto lasciare a loro la scena, ho festeggiato anche io, sono uscito dal campo, sono passato sotto la curva, ho salutato tutti, ma poi insomma mi sembra giusto che i grandi protagonisti sono loro, mi sembrava giusto lasciare a loro lo spazio. Però insomma mi fa piacere, c'è un bellissimo rapporto con i miei ragazzi, con i miei giocatori che mi sopportano quotidianamente. E loro sanno che quello che ho fatto l'ho sempre fatto per la squadra. È chiaro che qualcuno può essere stato più contento, qualche altro meno, qualcuno che ha giocato di meno, ma per me sono tutti uguali, in egual misura hanno contribuito chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, perché come sapete spesso e volentieri dalla panchina sono stati risolte delle partite, delle prestazioni che hanno permesso di raggiungere questa classifica, di fare questo punteggio. Quindi sono stati tutti utili e anche chi ha giocato di meno ha dato il suo enorme contributo. Grazie, chiedo scusa.